Malattie dell'apparato respiratorio, sigla. L'ospite di oggi è la dottoressa Caterina Angelini, specialista in pneumologia, il cui ambulatorio di pneumologia è presso Euganea Medica. Dottoressa, grazie di essere qui. Grazie a voi. Nel ringraziarti di essere qui e spiegare ai nostri, telespettatori che cos'è un ambulatorio di pneumologia, a che cosa serve, vorrei che prima di tutto tu, dicessi, l'attività di pneumologia è in crescita o in decrescita? Perché la gente pensa che siano finite le grandi malattie di una volta. Allora, assolutamente sono argomenti in crescita, in quanto le problematiche del respiro ci sono sempre state e purtroppo ci saranno sempre. Diciamo che la bellezza della pneumologia di oggi è che si può fare di più a livello ambulatoriale. Mentre prima era tutto concentrato a livello dell'ospedale, sia la parte dei test diagnostici, sia la parte della terapia, adesso sempre di più riusciamo a curare i pazienti, non dico a casa loro, ma in ambiente più tranquillo, ambulatoriale, e anche a fare valutazioni con una precisione che una volta era inimmaginabile a livello di ambulatorio. Adesso, nell'ambulatorio di pneumologia, tu riesci a fare moltissimi test analitici ma anche diagnostici. Allora, questi test sono completi come quelli una volta in ospedale? Sì, forse sono anche più ripetibili di Sì. una volta, proprio perché la tecnologia è migliorata e l'appoggiarsi ai computer ci dà più sicurezza che i test siano ripetibili e anche che i farmaci che utilizziamo, ad esempio, siano sicuri per i pazienti, potendo confrontare con la loro storia, con i farmaci che già prendono, ad esempio, evitando di fare errori nelle prescrizioni. Adesso vediamo qualche diapositiva che hai portato su che cosa è l'ambulatorio di pneumologia. Grazie. La regia adesso ci manda la prima. Ecco, questo è un ambulatorio. Vedo degli strumenti. Sì, strumenti ce ne sono tanti, non spaventatevi, sembra un po' il laboratorio di Archimede Pitagorico. In realtà sono tutti strumenti che ci permettono di rendere oggettivo, più misurabile, quello che è il disturbo del paziente che ci arriva con dei sintomi respiratori, che è forse la cosa più difficile da fare. Infatti, i pazienti che hanno problematiche respiratorie spesso li sottovalutano per tanto tempo, finché non arrivano a essere sintomi che interferiscono proprio con la loro qualità di vita. E la difficoltà maggiore che noi abbiamo è proprio quella di renderli misurabili in modo da spiegare anche agli altri specialisti qual è la fatica che fanno e quanto questa fatica è migliorata oppure no con la terapia. Tu hai quindi computer da una parte e alcuni strumenti di misura, tra cui il pulsossimetro, gli spirometri, eccetera. Allora, il paziente che viene, poi vediamo la prossima diapositiva, regia. Ecco, lì lo inquadri secondo i suoi disturbi, giusto? Sì, provo a cercare di capire quali sono i disturbi che prevalgono, proprio perché spesso il paziente respiratorio ha difficoltà nel spiegare i propri sintomi. E quindi il lavoro più grosso è cercare di capire qual è il disturbo prevalente, se si tratta di un disturbo di tipo ostruttivo, quelli che vengono chiamati asma o bronchite cronica, se si tratta invece di un disturbo diverso della gabbia toracica e quindi della capacità elastica del polmone di muoversi all'interno del proprio torace, del proprio corpo, se e quanto queste patologie influenzano la sua capacità di eseguire le attività nella vita quotidiana, camminare, fare una scala, ma camminare velocemente in piano e poi quante volte succede all'interno di un anno, ad esempio, che abbia riacutizzazioni e quindi abbia necessità di prendere terapia con antibiotici o con cortisonici. Più questi sintomi sono presenti e ripetuti, più è chiaro il quadro e più facile che abbia necessità di terapia.
Tu vedi spesso però pazienti che hanno delle anche comorbidità, cioè hanno contemporaneamente anche patologie, non so, oncologiche o soprattutto cardiache. Quindi anche il tuo problema è di poter collaborare anche con l'altro specialista. Assolutamente. Sì. E la collaborazione è fondamentale, soprattutto per gestire le persone, sì, che hanno più di un problema, sì, proprio anche per non fare danno o anche per capire qual è la soluzione terapeutica migliore, sì, per togliere la mancanza di fiato di una, sì, persona, per aiutare il cuore togliendo fatica al polmone. E quindi anche qui il fatto di poter misurare in maniera più precisa, sì, la difficoltà respiratoria di una persona ci aiuta tantissimo anche, sì, nella collaborazione con i colleghi. Adesso vediamo, mi pare c'è un'altra o due diapositive e andiamo avanti, e poi ti faccio due domande sulle apnee notturne, che sono quelle per cui... che vanno, ecco, per la maggiore. Quando una chiacchierata con lo pneumologo, ecco, quando manca il fiato, tu dici quando la tosse non passa, quando non riesco a smettere di fumare, quello resta, quando un il corpo problema, mi dà dei segnali insoliti con le secrezioni colorato-ematiche e quando russo forte e non riposo. Ecco, questo ci fa introdurre anche alcune patologie molto frequenti, diciamo benigne, si fa per dire, come la mancanza di respiro del grande russatore, che fa la cosiddetta apnea notturna, oppure respira denti di sega, ecco, bisogna spiegarlo così. Cosa diciamo intanto alle mogli di questi russatori? Hai fatto bene a precisare le mogli, perché spesso sono proprio le mogli dei russatori che ci portano i loro pazienti, cioè devono i loro aprire gli occhi oltre che le orecchie. Sì, in realtà sono patologie molto molto comuni, ma anche, sì, curabili. Questo, sì, è il messaggio forse più utile da dare. E il russamento di per sé non è un problema, è un problema quando diventa una chiusura completa della, sì, gola, cioè quando il russamento e il movimento più turbolento dell'aria attraverso il naso va a ripercuotersi sul movimento dell'aria all'interno della gola, soprattutto durante la notte. Perché questi episodi, sì, si verificano solo durante la notte? Perché durante la notte noi rilassiamo la muscolatura di tutto il corpo, soprattutto nel sonno profondo, e quindi un disturbo che non è assolutamente evidente di giorno, di notte arriva a portare alla chiusura completa della gola, ritmica durante la notte, e questo si accompagna a un calo dell'ossigeno misurabile nel sangue. Questo è il dramma. Cioè, in pratica, la chiusura della gola comporta un'ipossigenazione del cervello, del cuore, una resistenza in più per il cuore che deve pompare contro questo specie di muro. Ecco, le persone di solito non si accorgono di questo disturbo. Perché ci dormono sopra. Sì. Bellissimo. Si sentono più stanche, magari hanno mal di testa al mattino che poi passa. Di solito sono i compagni di letto che si accorgono di queste, sì, cose. La gravità immediata si comincia a vedere quando si alza la pressione arteriosa, sì, e lì riusciamo a capire che il problema non è solo respiratorio, ma in realtà poi si ripercuote sul sistema del cuore e della circolazione. E allora, questo è il rischio, diciamolo, maggiore, che sono a rischio di infarto maggiori della media della popolazione. Assolutamente. Quindi, sì, le mogli sono invitate di fronte a un marito russatore a evitare l'infarto. Evitare l'infarto per tempo, portandoli dal pneumologo. Ecco. Cosa fa il pneumologo in questa situazione? Allora, il pneumologo, prima di tutto, sempre interfacciandosi con gli altri, sì, colleghi, che sono fondamentali, sì, perché spesso è il cardiologo che ci manda il paziente con le apnee notturne, sì, quando vede un'ipertensione che non si riesce a controllare, sì, una fibrillazione atriale, sì, che adesso è stata collegata in maniera molto stretta proprio al problema delle apnee notturne. Sì. C'è l'otorino che vede una gola stretta, oppure vede un paziente che lamenta il russamento, sì, vede dei diametri di gola più stretta, oppure c'è il gastroenterologo, sì, che viene a dirmi: questo paciente c'ha sempre il reflusso gastroesofageo, è possibile che ogni anno devo fargli la terapia per il reflusso? In realtà purtroppo è un reflusso indotto da un, sì, problema di apnee notturne, sì, per cui anche lì è sempre un lavoro di gruppo. Lo pneumologo cosa fa? Fa la cura delle apnee più severe, cioè inquadra la patologia, sì, ma questo lo può fare chiunque altro dei colleghi abbia la passione per le malattie del, sì, sonno, per i disturbi respiratori del sonno. Lo pneumologo registra la notte, registra il respiro per una notte, quantifica quante sono le apnee notturne ad ogni ora e quindi quante
se sono più di 5, 15, sì, arriviamo a 30 per ora nei casi più gravi. Sì. Queste sono le patologie che portano sonnolenza alla guida, incidenti, sì, sul lavoro. Sì. Lo pneumologo va a tamponare meccanicamente il problema, cioè c'è una gola che si chiude, vado ad aprirla con una pressione di aria erogata attraverso una mascherina. Ed è qui che nel modo più semplice del mondo andiamo a risolvere il problema, tamponandolo. Di notte però. Di notte, solo di notte. Però tamponando di notte in genere migliora un po' anche durante il giorno, insomma. Assolutamente sì. Quelli che guidano a lungo, che poi possono fare un incidente. La stanchezza scompare subito, il ristoro del sonno immediato. E quindi migliora, e questo, no? è la terapia più efficace e validata a livello internazionale per le sindromi gravi. Io adesso volevo fare una domanda un po' difficile, non per te dottoressa, ma per i nostri telespettatori. Smettere di fumare è una cosa semplicissima, perché si può smettere quante volte si vuole, tanto ricominciano da capo. Allora, quindi la domanda difficile è: si riesce veramente a farli smettere di fumare, e quando? Allora, anche qui qualche aiuto ci vuole. È difficile smettere da soli, soprattutto se si è cominciato a fumare prima di 20 anni e se si fuma da tanti anni. Abbiamo dei test anche qui per misurare il grado di dipendenza, ma ve la faccio semplice. Sì. In pratica è molto importante supportare la cessazione del fumo, e questo può essere fatto anche dal medico curante con un colloquio semplice. Sì. L'importante è far capire alla persona che ha un supporto per aiutarlo a smettere, che ci deve provare, che se non ci riesce la prima volta ci riproviamo finché ci riesce, che miglioreremo la strategia apposta per lui in modo da trovare il modo giusto per lui di smettere, e non solo, di riempire quei buchi che erano collegati al fumo con altre cose. Non si può solo togliere il fumo, bisogna riempire il ritmo della giornata che era legato al fumo con qualcosa che piace altrettanto alla persona. E allora, qualcosa che gratifichi. Che insomma. Gratifichi, che riempia, che non è il cibo però. Che non sia cibo. Che non sia cibo. O non che solo non quello. Allora, smettere di fumare è molto importante. Che danni fa il fumo nel corpo umano? Ecco, una pneumologa verrebbe quasi automatico dire che dà danni al polmone. In realtà i danni più grossi il fumo li fa al cuore, al cervello, all'apparato cardiocircolatorio, perché purtroppo passa direttamente nel filtro sanguigno. E quindi non è un veleno solo il fumo di sigaretta, sono tantissimi veleni messi insieme, per cui è il veleno più importante, diciamo che togliere il fumo a un paziente respiratorio rischia di essere l'intervento più efficace, più di tante terapie intensive o farmacologiche. E se questo è stato sottovalutato in passato, è un errore, proprio per la sua efficacia. Il costo di aiutare un paziente a cessare il fumo non è elevato, l'efficacia è altissima. Sì. L'efficacia è tantissima. Però è la difficoltà nel persuaderlo, nel supportarlo, insomma, fare proprio un'attività di affiancamento durante questo sforzo, che è molto anche psicologico, insomma. Sì. E volevo chiederti un'altra cosa. Adesso la nostra società è multietnica e sta cambiando, arrivano persone con etnie portatrici anche di malattie respiratorie che da noi erano già sparite, ma in realtà è cambiato proprio il quadro delle malattie respiratorie. Che malattie respiratorie ci sono adesso nella popolazione italiana in generale? Le infezioni di comunità non sono del tutto cambiate. In Italia si è abbassata la guardia per diversi anni. Parliamo ad esempio della tubercolosi, che sta rientrando e che per fortuna in Italia non trova tante resistenze, non sono batteri resistenti alla terapia farmacologica ad esempio, ma sono molto più frequenti come infezione latente, ecco, questo sicuramente. Ci sono tante altre infezioni di comunità che però vengono sottovalutate e che possono cambiare proprio la vita di una persona che danno infezioni respiratorie a livello polmonare che sono curabili. E sono le cosiddette polmoniti interstiziali. Diciamo una categoria che ha cambiato nome ogni 10 anni. Sempre dovute a malattie virali, insomma. Sono bestioline a metà fra i batteri e i virus, in realtà. Per cui in molti casi... micoplasmi, alcune casi. Micoplasmi, clamidie, legionelle, il virus respiratorio sinciziale. Danno delle bronchiolitiche poi coinvolgono anche il polmone, che possono arrivare a organizzare. Spesso colonizzano il polmone.
noi riusciamo a combattere con gli antibiotici e con altro, e se riusciamo, ripeto, a fare in modo che non lascino il segno nel polmone, facciamo un ottimo lavoro per i nostri pazienti. Purtroppo gli antibiotici non bastano, no. Non sono più sufficienti, cioè, occorrono tanti altri presidi, tanti accorgimenti. Quali sono gli accorgimenti per una mamma, per i bambini che vivono per esempio nelle scuole di oggi? Ecco, i bambini di oggi vivono in comunità sempre più strette, sempre più affollate, per cui è un po' difficile che non si scambino i virus come si scambiano i giochi e gli affetti. Ecco, come difendere i nostri bambini? Beh, innanzitutto cercando di fare in modo che dormano a sufficienza, che facciano attività sportiva, che vivano anche all'aria aperta, non sempre al chiuso. E poi le cose più semplici, insegnargli a lavare le mani, insegnare a lavare molto bene i dentini, a tenere libero anche il rinofaringe. Abbiamo ottimi presidi anche per questo adesso, abbiamo le docce nasali che ci aiutano a risolvere e evitare le bronchioliti facilmente, o a evitare che il rinofaringe si colonizzi di batteri che poi li butti giù nei polmoni, ad esempio. Ecco, diciamo alle mamme che non devono usare l'antibiotico da sole di primo impiego. Non per tutto. Che non lo prendano subito, che comincino ad aspettare di vedere come vanno le cose, che chiedono conferma al loro medico, no? Sì, che si facciano supportare nelle scelte, senza dubbio. Allora, le malattie virali polmonari adesso però sono un'epidemia in pratica, c'è dappertutto. Sì, ci sono anche nuovi virus, ci sono dei virus che tendono a mutare più facilmente, quindi ci impongono delle nuove sfide. E lì è la collaborazione globale tra microbiologi, virologi, che ci aiuterà a trovare i nuovi vaccini e le terapie giuste per le nuove sfide del terzo millennio, perché da soli non si riesce mai a ottenere lo stesso risultato che si ottiene in gruppo, ad esempio. Nel periodo estivo si usa molto il condizionatore, allora diciamo che devono cambiare i filtri, pulire i filtri, no? Sì, questo è importante, come anche pulire i filtri dell'automobile, come pulire i filtri anche dell'automobile. Dei condizionatori di casa. Ecco, l'aria purtroppo che viviamo nelle grandi città è più inquinata, più densa, è un po' più difficile da respirare. È stata collegata anche a un aumento delle patologie cardiovascolari, cioè al rischio di infarto, non solo a patologie respiratorie. Anche qui riuscire a lavorare insieme perché l'aria sia meno inquinata per i nostri bambini, per il nostro futuro, sarà una bella sfida, però ci darà dei risultati enormi. Enormi in termini di riduzione di malattie, di ricoveri e anche di necessità di terapia. Noi vediamo spesso i giapponesi che viaggiano in città con le mascherine. Sono utili in realtà? Mica tanto, magari bastassero le mascherine. Magari bastassero le mascherine. Sì, vediamo un particolato sottile che passa nonostante la mascherina. Esatto, cioè la mascherina, se va bene, ci difende dal contagio o dalle grosse polveri, non da quelle sottili. Il polmone tende a raccogliere anche le polveri più sottili. È un filtro come il fegato, come il rene, e quindi per questo motivo rischiamo di trovarci un po' di tutto, tutto quello che noi viviamo ogni giorno, anche dal punto di vista della reazione dell'organismo, è uno degli organi più importanti per le reazioni linfatiche, insomma. Quali sono i pazienti che afferiscono più facilmente e più numerosamente a un ambulatorio di pneumologia? Sicuramente pazienti che hanno problemi di asma o di bronchiti croniche, pazienti che hanno bisogno di una mano per la cessazione del fumo, ma ci sono anche pazienti che hanno già un'insufficienza respiratoria e hanno bisogno di una mano per affrontare la vita quotidiana, oppure quelli che nominavamo prima, i pazienti russatori, che hanno bisogno di una mano per migliorare la qualità del loro sonno e sentirsi più freschi alla guida e sul lavoro. E che consiglio allora diamo adesso ai telespettatori riguardo alla prevenzione delle malattie respiratorie? Siamo questa in chiusura. È una bellissima domanda. Ecco, non sottovalutate i vostri sintomi respiratori, non aspettate che diventino troppo importanti per voi, sappiate che ci sono strumenti semplici per fare diagnosi e per aiutarvi a stare meglio. E quindi precocemente. Precocemente. Ringraziamo la dottoressa Caterina Angelini, abbiamo detto che ha un ambulatorio molto attrezzato di pneumologia, anche perché è in una situazione clinica in cui può coadiuvare della
della consulenza plurispecialistica con i suoi colleghi e quindi può inquadrare molto bene i pazienti con problematiche respiratorie. La ringraziamo per averci dato questa opportunità di conoscere gli argomenti e la richiameremo qualche altra volta in corso magari di epidemie stagionali. D'accordo. Grazie ancora dottoressa, grazie di essere stata qui e a voi cari telespettatori, alla prossima. Arrivederci.